Intanto i 450 cavalli ed il passaggio da 0 a 100 orari in 4,6 secondi sono già un riferimento preciso di cosa vuole essere la RS5. Poi ha quel carattere tutto Audi fatto di bombature leggere e sinuose, di un carattere che non è mai eccessivo nei tratti ma sottolinea, e giustamente, una diversità fra lei e le sorelle. L'interno è naturalmente nello stile della Casa degli Anelli, sobrio, elegante, fatto da sedute ergonomiche e generose, un quadro strumenti straconosciuto ma che non stanca, un impianto della plancia sfruttato ma efficace. In Audi, abbiamo visto, non cambiano tanto per farlo e la continuità ci sembra il miglior modo di essere della casa. Cambia tanto però al volante questa RS5 perché la pressione si sposta molto sul retrotreno, eliminando completamente quella tendenza a spostare il muso in controllo nel misto stretto. Insomma, niente sottosterzo per cercare invece forse una punta di sovrasterzo, per esaltare le uscite veloci dalle curve ed aumentare quel senso di guidabilità e di trazione permanente che deve dare un Audi. Questo grazie al nuovo differenziale che abbiamo descritto nella nostra scheda. La velocità è sempre autolimitata a 250 orari, ma se arriva in tempi brevi ve lo assicuriamo. La RS5 è quell'auto che vorresti, ma rimane il dubbio della carrozzeria coupé, che limita sicuramente il range di utilizzo dell'automobile, ed in Audi hanno capito anni or sono cosa vuol dire poter offrire vetture prestazionali, comode e con bagagliai capaci. Si può comunque giocare con la RS5 per personalizzarla come si vuole, sia come interni, colori, soluzioni di info entertainment, ma anche è previsto, ed è una novità per il vano motore, un pacchetto design in carbonio.